Arrivata la pizza di Domino's, chiaramente ci portano ketchup e merde varie, ma a noi non ci interessa. La mangiamo così e non sembra neanche male. Gaia con la sua seconda pizza di Domino's, la prima in Est Europa e in India. È uguale? Com'è? Buono? Un festival che se la ballano bene, ma cerchiamo di infilarci davanti. Ma come se la ballano bene? Ballano, eh? Ecco una vista di MacLeod un po' da fuori, vicino a un tempio che inneggia la libertà del Tibet. Si svegli in India, buongiorno a tutti, e trovi la mucca dell'albergo. Siamo al tempio del Dalai Lama e ora faremo una visita interna del tempio del Dalai Lama. Ok. Questa è la vista. Questo è il tempio del Dalai Lama, ovviamente dentro non possiamo riprendere, è molto bello, c'è dei Buddha dorati giganti. Stiamo facendo una passeggiata verso un monastero buddista, sono 10 minuti, abbiamo visto delle simpatiche scimmiette e ora qua c'è una serie di cose dipinte molto carine, belle, belle davvero, si respira pace qui. È un bel posto proprio, un posto gradevole, sì. Sta bene, laggiù poi c'è la cabinovia che ti porta a Dharamsala. Che bello uccellino che c'è qua, uccellino tutto colorato indiano, eccolo qua. Muro di bandierine che sono preghiere, sono tutti i rotoli da preghiera, uno fa girare e loro si prega. Facendo delle bellissime incisioni a mano come una volta. Fantastico. Abbiamo visitato il Tempio del Dalai Lama. Guardate tutte queste preghiere qua. Molto bello come posto. Solo per raccontarvi, abbiamo inviato un po' di cartoline agli amici, una pratica che noi abbiamo, facciamo sempre, no? E niente, abbiamo comprato, abbiamo scritto, siamo andati in posta e siamo andati in due fasi perché abbiamo dimenticato alcune persone inizialmente, nella fretta di comprarle, e vabbè, e morale, il signore che c'era lì in ufficio postale ci ha offerto da mangiare dei dolci e dei salati. Siccome noi abbiamo il rischio, abbiamo preso una cabinovia che ci porterà giù da MacLeod e da Angela. Ci andiamo. Non è bastato dormire a 4.800 metri, dobbiamo rischiare anche in questa maniera qua. Forza. Siamo a metà corsa, incredibilmente siamo ancora vivi. Forse. Siamo dei simpatici locali qua. Questi compagni nella fine. Gaia ha paura di annoiarsi.
Perciò abbiamo intrapreso un trekking lunghissimo. Chissà dove finirà, così almeno non si annoia. Eccoci qua. Ok, questo bel trekking ci ha portato qua per queste belle cascate e ora proseguiamo verso la vetta. Ecco qua, sulla vetta. Allora, molto fiatone perché sta salendo di brutto e niente, ci vediamo in cima. Il panorama ripaga ampiamente. Ora, andiamo qua. Allora. Ecco lì le nostre amiche caprette che mangiano l'erba. Guarda la capretta, roba da matti. Sono arrivati i ciabatti, la Nutella e il miele. Ora per recuperare le calorie perse ho preso il butter tea, che è un tè col burro. Questo è il trek Vatrind, ho delle capre sulla testa. Niente, abbiamo un nuovo amico, ho fatto un pezzetto che sale e scende. Ciao amico, ciao, fai bravo, eh? E lì si prosegue il sentiero. C'è una sosta a noccioline, ci vediamo che diamo le scimmie poi. Qui c'è un sentiero, qua ce n'è un altro, un altro amico.